Buongiorno cari amici del mio cuore, siamo tornati con la nostra umile lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec, Gli Spiriti. Oggi preghiamo la preghiera per illuminazioni scritta da autore sconosciuto. Allora, questa è la preghiera. Signore, se nel mondo intorno a me non riesco ad asciugare una lacrima, non posso dire una parola di conforto, non far sorridere davvero qualcuno. Oddio, se non so essere giusto, se non so essere giusto, umile, premuroso e promotore di speranza sulla terra, se non posso combattere l'ingiustizia, se non so agire con dignità. E non so, smettila di irritarti con le piccole cose. Se non so, capisci che gli altri hanno anche i suoi limiti. Signore, se non so accettare la tua volontà al di sopra della mia volontà, quindi non permettimi di condannare le guerre e pregare per la pace. Non accettare l'offerta che ti offro, né ascoltare le mie continue richieste di aiuto. Ma quando vengo a chiederti perdono, oddio, perdonami completamente e lava il mio cuore nel sangue della nuova ed eterna alleanza con te, attraverso Gesù, tuo figlio prediletto. Illumina la mia intelligenza e la mia volontà perché io possa vivere alla tua presenza ogni ora del giorno e ogni giorno della vita. Amen. Ebbene, oggi riflettiamo su questa domanda. Cosa significa che la mano sinistra non sappia cosa fa la destra? Allora, questo è il capitolo 13. Non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra. Fare il bene senza ostentazione. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere veduti da loro, altrimenti non avrete ricompensa dal Padre vostro che è nei cieli. Quando adunque tu fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti delle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, ma quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra, affinché la tua elemosina rimanga in segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Questo ha detto San Matteo, capitolo 6, versette da 1 a 4. Quando Gesù fu sceso dal monte, una gran folla lo seguì ed ecco un lebbroso, accostandosi, gli si postrò dinanzi dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, stesa la mano, lo toccò e disse: Lo voglio, sì, mondato. E subito fu mondato dalla sua lebbra. Poi Gesù gli disse: Guardati dal dirlo ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè prescrisse affinché questa serva loro di testimonianza. Questo ha detto San Matteo, capitolo 8, versetti da 1 a 4. Fare del bene senza ostentazione è un grande merito. Nascondere la mano che offre è ancora più meritorio. È il segno incontestabile di una grande superiorità morale, perché per vedere le cose da un punto di vista più alto di quello del volgo è necessario fare astrazione dalla vita presente e identificarsi con la vita futura.
In una parola, è necessario collocarsi al di sopra dell'umanità, rinunciando alla soddisfazione che procura la testimonianza degli uomini per aspettare solo approvazione di Dio. Colui che apprezza maggiormente il suffragio degli uomini che non quello di Dio, dimostra di aver più fede negli uomini che in Dio. E prova che la vita presente è per lui più importante di quella futura, o che nella vita futura non crede affatto. Se dice il contrario, agisce come se non credesse a ciò che dice. Quanti sono coloro che non rendono un servizio, che nella speranza che colui cui l'hanno reso andrà gridando sui tetti il beneficio ricevuto. Coloro che in piena luce offrono una grossa somma e nell'ombra non darebbero un soldo. Ecco perché Gesù dice: coloro che fanno il bene con ostentazione hanno già ricevuto la loro ricompensa. Infatti, chi cerca la sua glorificazione sulla terra per il bene che ha fatto, si è già pagato da se stesso. Dio non gli deve più nulla e non gli resta da ricevere che la punizione per il suo orgoglio. Non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra. È una metafora che esprime ammirevolmente il carattere della beneficenza modesta. Ma vi è modestia reale ed anche modestia finta, simulacro di una vera modestia. C'è chi nasconde la mano che dà, avendo cura tuttavia di farne intravedere un po', e guardando attentamente se c'è qualcuno che gliela vede nascondere. Parodia indegna delle massime di Cristo. Se i benefattori orgogliosi sono tenuti in poco conto fra gli uomini, che ne sarà di fronte a Dio? Anche questi hanno ricevuto la loro ricompensa sulla terra. Sono stati veduti. Sono soddisfatti di essere stati veduti. Più di questo non avranno. Quale potrà essere dunque la ricompensa di chi fa pensare i suoi benefici su colui che li ha ricevuti, che lo obbliga in qualche modo a testimoniargli la sua riconoscenza, che gli fa sentire la sua posizione, esaltandogli in prezzo dei sacrifici che ha fatto per lui. Per questo non c'è nemmeno una ricompensa terrestre, poiché si è privato della dolce soddisfazione di sentir benedire il suo nome, e tale è il primo castigo del suo orgoglio. Le lacrime che asciuga a profitto della sua vanità, invece di salire dal cielo, scusate, invece di salire al cielo, sono ricadute sul cuore dell'afflitto e l'hanno ulcerato. Il bene che egli ha fatto è rimasto senza vantaggio per lui, poiché lo rinfaccia. Ed ogni beneficio rinfacciato è come una moneta falsa e senza valore. La generosità senza ostentazione ha un merito doppio, oltre alla carità materiale. È una carità morale, a tutti i riguardi per la suscettibilità del beneficato. Gli fa accettare il beneficio senza che il suo amor proprio ne soffra ed è attenta a salvaguardare la sua dignità d'uomo. Perché vi sono persone che accetterebbero un favore, ma non accetterebbero l'elemosina. Ora, trasformare un servigio in un'elemosina a causa del modo con cui lo si rende vuol dire umiliare chi lo riceve. E vi è sempre orgoglio e cattiveria nell'umiliate qualcuno. La vera carità, al contrario, è piena di delicatezza ed è abile
nel dissimulare il beneficio, evitando anche le minime apparenze offensive, perché ogni lesione morale accresce la sofferenza del bisognoso e sa trovare parole affettuose ed affabili che mettono a suo agio il beneficato di fronte al benefattore, mentre la carità orgogliosa lo opprime. La vera generosità raggiunge il sublime quando il benefattore, invertendo le parti, trova modo di sembrare lui stesso il beneficato di fronte a quelle cui sta rendendo un servizio. Ecco cosa vogliono dire queste parole. Non sappia la tua sinistra che fa la tua destra. Se sapessimo quanto è bene per noi stessi poter aiutare i nostri fratelli, saremmo buoni per egoismo. Dobbiamo ringraziare chi ci chiede aiuto. Dovremmo essere grati a Dio che può aiutare chiunque. Se puoi dividere il tuo pane, condividilo, perché possiamo moltiplicare le nostre grazie solo se impariamo a condividere ciò che abbiamo. Infatti, quello che abbiamo oggi è temporaneo, è preso in prestito. Quindi, domani saremo noi ad aver bisogno della stessa carità. Non abbiate paura, vergogna o umiliazione di chiedere aiuto. Non giudicare, non umiliare, non metterti in mostra, non nasconderti quando vedi qualcuno che chiede aiuto. Più possiamo aiutare, più saremo aiutati. Aprite le vostre porte, aprite le vostre case, aprite le frontiere, aprite i vostri cuori. Abbiamo terminato la nostra lettura per oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto a me. Dio vi benedica a tutti. Baci!